Ciao ragazzi e ragazze, bentornati sul canale di Football Emotion Italia. Oggi parleremo di un nuovo pack di Puma, come vedete dalle scatole, perché oggi parleremo del Puma Rice Pack. Ragazzi, come vedete qui abbiamo sia le Puma Future che le Puma One in questa nuova colorazione molto aggressiva che vediamo per esempio anche nelle scatole che porta Puma. È una colorazione che porta, come vedete qui, la parte arancione rosa, non so bene definire che colore sia, e la parte gialla fosforescente sia nelle Puma Future che nelle Puma One. Quindi vediamo appunto anche qui la parte rosa arancione e la parte gialla fosforescente. È una scarpa da calcio che si rifà a un'altra scarpa da calcio Puma, delle scarpe che uscirono negli Europei 2016, il quale lo vinse il Portogallo, e stiamo parlando delle Puma Trix, quindi anche lì una colorazione molto aggressiva che vedevamo in grandi campioni, per esempio nella nostra nazionale italiana in Buffon, capitano Buffon, e in Chiellini, in quella nazionale che ci sorprese a tutti, che però purtroppo uscì ai rigori contro la Germania. Però vedevamo queste scarpe anche in altri campioni come Olivier Giroud o Antoine Griezmann. La cosa che veramente cambia in queste scarpe rispetto alle generazioni precedenti è appunto la colorazione, ma soprattutto la suola. Come vedete è una suola diversissima da quella che abbiamo visto fino adesso, è una suola monocromatica, quindi con un colore e basta, è una suola in argento e questo Puma lo dà per dare forza e aggressività appunto ai giocatori che porteranno questa scarpa. Tecnologicamente parlando sono delle scarpe che non cambiano assolutamente in niente rispetto alle generazioni precedenti, però comunque andiamo ad analizzare quali sono le principali tecnologie di queste due scarpe. E direi di iniziare con le Puma Future, che sono le scarpe che io ho utilizzato durante questa stagione. Come sapete è una scarpa che a me piace veramente tanto perché riesce a combinare leggerezza e è una scarpa però che è anche robusta, quindi molto molto comoda. Se potete provarla, ragazzi, capirete che è una scarpa tra le più comode che potete trovare sul mercato, anche grazie al materiale della tomaia, un materiale sintetico che si adatta veramente molto bene al vostro piede, e anche quando andate a colpire il pallone va a avere un grande contatto con il pallone. Tecnologia che a me piace veramente tanto, il NetFit, quindi questa tecnologia con la quale ogni giocatore può avere il proprio modo di allacciarsi le scarpe. Secondo me è una tecnologia che non abbiamo visto in nessun'altra scarpa da calcio ed è veramente una cosa importante. Come vedete qui ci sono dei fori, dei diversi fori per andare a mettere i lacci in maniera diversa. È una scarpa appunto che, come vi ho già detto, ho utilizzato tanto e sinceramente Puma ha fatto un ottimo lavoro. Passiamo ora all'altra scarpa Puma, le Puma One, una scarpa che riesce a combinare materiale sintetico, quindi tomaia parte sintetica qui nella parte rosa arancione, come vedete qui anche questa piccola parte dove ci sono dei piccoli rilievi, se lo potete toccare, rugosa, per avere più effetto con il pallone. Come vedete qui anche un logo di Puma, e invece la parte fosforescente gialla in pelle. Come sapete, questa è una scarpa che riesce a combinare materiale di pelle naturale e materiale di sintetico, quindi è una combinazione ottima. È una scarpa che, come vedete qui sulla parte della pelle, se andate a toccare si formano queste piccole parti rugose che ci stanno a dire che la pelle è ottima, e se riuscite a vedere ci sono dei piccoli rilievi qui che anche questi andranno a aiutare con il contatto con il pallone. Anche qui vediamo una suola argento come abbiamo visto in quelle Future, e anche questa suola è per dare molta più aggressività, e la suola che si va a estendere fino alla talloniera esterna, e anche qui è in argento.
Ragazzi, queste sono le nuove scarpe della Rise Pack di Puma. È una scarpa che usciva principalmente per l'Europeo 2020. Come vi ho già detto, è una scarpa che si rifà all'Europeo 2016, quindi abbiamo questo dettaglio, anno di Europeo, anno di scarpe aggressive per Puma, con questi colori molto aggressivi. È una scarpa che però vedremo appena rinizieranno tutti i campionati, soprattutto con due giocatori principali che Puma ha scelto per queste scarpe, con Romeo Lukaku, giocatore dell'Inter, e Antoine Griezmann, giocatore del Barcellona. Però ragazzi, appunto, come vi ho già detto, non le vedremo negli europei perché appunto sono stati posticipati. Però ragazzi, fatemi sapere se vi piacciono queste scarpe, lasciate un like, un commento e ci vediamo in un prossimo video.